So the one-off started was with one consideration, you know. As they say in the US, you never have a second chance to make a first impression. So I just wanted to leave a very strong first impression. And I wanted to disclose the most exciting part of the story, which is it's an icon reborn. I'm blessed, we are blessed as Fiat to have what I think is probably one of the best designer teams in the world. They have a total understanding of what makes Fiat and Fiat 500 unique. There are not many products in the automotive world that have the weight of a Fiat 500. We have a lot of iconic cars out there, but look at how often they got renewed. The Fiat 500 is only in its third generation, so it's almost a car not for a generation, to be honest. It's almost a car for an era. L'idea di comunicare la 500 elettrica, la nuova 500, che per noi veramente è un pezzo di cuore, è nata proprio in un brainstorming qui al Centro Stile con Olivier, con Klaus. Questo pensiero ha fatto nascere obiettivamente il progetto delle one-off. Una scelta molto radicale, va nella direzione proprio di non far vedere la macchina in qualche modo, no? O comunque di farla vedere attraverso uno sguardo differente. Quello che non deve mancare è qualcosa davvero di iconico, forte, riconoscibile subito, cioè senza compromessi, non dobbiamo spiegarlo troppo, deve essere pum. Da lì abbiamo iniziato a fare un lavoro di scambio, di contatto con alcuni partner. I want the three most iconic brands in the three fields, you know, craftsmanship, and that's Bulgari, eco-sustainable design, and that's Cartel, and Armani, obviously, which is the most iconic fashion brand we could imagine. Abbiamo selezionato tre partner che rappresentassero tre aspetti diversi dell'italianità. Il primo elemento di forte caratterizzazione è l'inserto plancia, che finora su 500 abbiamo avuto verniciato, mentre qua possiamo anche rivestirlo, lavorarlo nella caratterizzazione dell'auto, perché appena si apre la portiera ti dà il colpo d'occhio dell'insieme. Potrebbe essere qualcosa di interessante. Invece rimane di questo materiale? No, anche il volante possiamo caratterizzarlo. Noi abbiamo ipotizzato così su un po' l'esperienza di magari vederci tre volte. Con l'obiettivo poi di arrivare più o meno fine novembre per sì, approvare una creatività. L'idea di dire che dentro la vernice sì. Ci sono delle pagliuzze d'oro, vere. Vere, vere. Ma che quelle là sono riprese... dagli scarti della lavorazione. No, ma guarda, hai fatta. Quello volevo. Volevo sentire questo. Da un punto di vista invece estetico, con Armani, vogliono il verde Giorgio. Il verde Giorgio? Sì. E stavo guardando sta cosa. Questo è da paura. E da paura. Olivier? Sì? È arrivato Cartel. Ci spostiamo, andiamo, li appoggiamo. Sì, benissimo. Cartel è sempre stato innovazione e tecnologia. Il mio slogan è
dobbiamo inseguire la creatività. Io voglio dei creativi molto generosi, quali unirmi e inseguirli continuamente nell'innovazione, inseguirli sui processi, inseguirli sulla ricerca dei materiali. Quando abbiamo iniziato a pensare a come personalizzare questa 500, abbiamo pensato un po' di legarla a qualche nostro prodotto. La cosa più bella che ci è venuta in mente è stata la Kabuki, una delle ultime lampade che abbiamo fatto. Il modo in cui abbiamo fatto diventare questo ricamo un prodotto potesse adattarsi benissimo sia all'esterno che all'interno della 500. Policarbonato riciclato dalle lenti dei proiettori dell'auto. Quindi questo è anche interessante perché è un'economia circolare. Quello bellissimo, quindi, si può sì, fare. Sì, si può fare. Questa macchina che ha il colore arranciato, che per noi è il colore di un tramonto a Roma, proprio brilla. Brilla come il sole, la vita. Abbiamo visto i primi prototipi e abbiamo visto questa famosa aula virtuale dove è possibile simulare il design finale. Una gemma mi piace considerarlo come un regalo della natura, una fonte di energia. Abbiamo inserito delle gemme sul volante e abbiamo scelto di inserirle all'interno del logo 500 perché ci ricordava anche un po' le nostre forme. La B, perché non è una F500, è una B500, e questa B di Bulgaria è stata proprio ricostruita da diamanti che rappresentano ovviamente tutta l'arte gioielliere della marca da ormai 136 anni. Sono tre brand completamente diversi e grazie alla collaborazione con tutti questi tre brand siamo riusciti a caratterizzare ogni singola vettura in una maniera molto personale. Il team di Rossella sugli interni ha lavorato a stretto contatto con i creativi di Armani. Le ispirazioni sono state molteplici, tra le quali Armani Casa piuttosto che la prima linea. La plancia, ad esempio, è stata nobilitata con impiallacciatura di legno. Presenta delle strisce sottilissime di alluminio. L'ispirazione dello chevron ovviamente viene dai tessuti. L'idea è stato quello di replicare questo pattern sul vestito della vettura. Il risultato finale è estremamente pregevole, di una finezza, di un'accuratezza e di un dettaglio così piccolo che sembra quasi incredibile esserci riusciti. Il 3 marzo è tipo domani. Non domani. Mettere ansia, no, ma no, meno 21 giorni direi. E questo è fatto di plastica riciclata? È quella degli scarti, sì, dei policarbonati. E anche sui foulard, ne parlavamo prima. Questo anche è la, foulard, sì, noi diamo una nuova vita. Che è un po' il tema di tutto, la seconda vita. Ce ne sono abbastanza per fare un po' più di macchine. Qua c'è già una macchina dentro. Non c'è un pezzetto di macchina. Sì. Quello che cerchiamo di fare, sì, con, sì, queste, sì, tre macchine in realtà è un'esplorazione. La mission è di esplorare un po' delle possibilità estetiche,
e anche a livello di ambientale. Ci sono più strati, non è un discorso di tristrato. Questo è 6 strati. Nel bene e nel male, ma nel bene. Male io toglierei. Andiamo al bene. 99% hai ragione, poi alla fine mi arrendo sempre. Ci provo sempre, poi mi arrendo. C'è una cosa veramente delirante. Capisci l'attenzione del taglio, ma maniacale. Io ero già contento così, eh. So the collaborations have 2 advantages. Number one, I think the result is absolutely amazing. I'm absolutely stunned what the team at Cento Steel in collaboration with our partners have accomplished. The collaboration has helped me, has opened my mind to non-automotive solutions, which I think will further elevate the status of this car as a cultural object. Che ogni giorno ti spinge a fare di più è il fatto che ti rendi conto che stai lavorando su una cosa unica. Cioè, questo è veramente molto emozionante. Nel mio caso è 25 anni che faccio questo lavoro, quindi ed effettivamente se devo dare un elenco di progetti a cui che mi sono particolarmente a cuore, questo entra proprio nella top list, sì. Ladies and gentlemen, the 90th edition. Il Salone dell'Auto di Ginevra in programma dal 5 al 15 marzo è stato annullato dalla Svizzera. La situazione è seria, nessuno lo nega, ma cerchiamo di guardare anche il tutto in un'ottica più positiva. Ci sono talmente tante cose da fare. L'ultima volta che vi ho mandato uno script, quando era? Qualche giorno fa. Eh no, allora no. Ok, no, ci ho lavorato un po' in aereo. No, il plan B, si chiama plan B. Cominciamo a fare il piano di quello che faremo. Ginevra era meraviglioso, speech scritto, tutto il setting pronto. È vero, devi giustificare perché non vai a Ginevra, ma è molto più importante giustificare perché andiamo a Milano. Sì, non andiamo a Ginevra. Perché? Vado a Milano. Perché? Sono d'accordo, noi corriamo per questo. Adesso vi faccio vedere per la prima volta il nostro spot. Ok, dai, basta, riprendiamo. Vi piace? Molto. Grande, perfetto. E arrivo in Piazza del Duomo, buona idea. Stretto, dice buongiorno, normalmente a questo punto dell'anno vi direi buongiorno da Ginevra, ma non sono a Ginevra. Esatto. Sì. No. Poi lì si allarga e vedi il Duomo. Va bene, fatto, mi piace. Ok, ci siamo. Back to the 3 cars. They celebrate 3 facets of 500. Style, creativity, and craftsmanship. So each facet is here interpreted by our partner, Cartel, Armani, and Bulgari. 3 icons, all, as I said, made in Italy.